Napoli è una città con un patrimonio artistico importante, un patrimonio culturale, ma un altro patrimonio spesso sottovalutato, i giovani. Come può il futuro sindaco di Napoli aiutare i ragazzi a ritrovare una strada? Ma io, se c'è la possibilità, vorrei innanzitutto scusarmi per quando non sono venuto qualche giorno fa all'università, ma quella non è mia abitudine mancare agli appuntamenti né fare tardi, ma quella è stata veramente una giornata infernale che io ancora mi ricordo e mi fa venire gli incubi. Per cui chiedo scusa a tutti i giovani che erano presenti e che aspettavano il mio arrivo. Detto questo, i giovani sono la nostra vera ricchezza. Io sto cercando di basare la mia campagna elettorale, ma non solo la mia campagna elettorale, la mia vita, anche da presidente degli industriali, indirizzandomi ai giovani. Ho un trasporto naturale verso i ragazzi, tant'è che quelli che hanno contribuito a stilare le 75 azioni, le 72 azioni del mio programma per i 100 giorni, sono ragazzi che vanno dai 25 ai 30 anni, per cui, e sono quelli a cui dobbiamo far ritornare la voglia di restare a Napoli, e quelli che sono andati via a far tornare la passione della città e di ritornare a Napoli. Napoli, oltre che essere la città più giovane d'Italia, deve essere anche la città dei giovani, e non solo essere più giovane perché c'è maggiore natività. Noi girando per le strade, chiedendo un po' ai ragazzi quali fossero le loro aspettative, hanno messo ovviamente al primo posto l'occupazione. E ci ha molto colpito l'intervento di una ragazza che dice: la mia maggiore preoccupazione adesso è conservare da universitario il mio posto di precario al bar. Come possiamo fare per dare ai giovani un quadro più prospero di prospettive? Questa è una cosa terribile che ha detto questa ragazza, ma non è l'unica. Io la settimana scorsa ero in giro al Vomero e a piazza Vanvitelli c'è un chiosco di una signora che vende i fiori, c'è il suo ragazzo che ha lavorato in ingegneria meccanica e aiuta lei al chiosco dei fiori. Queste sono cose intollerabili per una città come Napoli che vuol guardare, che deve guardare all'Europa. L'unica possibilità che abbiamo per ovviare a queste cose è quella di creare sviluppo. Io al primo punto delle mie 72 azioni c'è la legge obiettivo, la legge speciale per la città di Napoli. Questo per sburocratizzare innanzitutto, per avviare i processi di riqualificazione e creare sviluppo. Il mio obiettivo è quello di far decollare 4-5 miliardi di euro di investimento che possono partire se decolla Bagnoli, se decolla Napoli Est, se decolla il centro storico. Per cui la legge speciale, la legge obiettivo mi serve innanzitutto per sburocratizzare, far partire gli investimenti e creare occupazione. Il primo punto di questa nostra prossima amministrazione deve essere quella di creare posti di lavoro. Qualsiasi atto amministrativo si va a fare in futuro, bisogna fare un ragionamento. Quanti posti di lavoro mi procura se io faccio questa cosa? Quanti posti di lavoro perdo se io non faccio questa cosa? Il primo obiettivo è creare lavoro. E poi la seconda, è che quella che io ci tengo un po' più di tutte, che io ho chiamato il merito al potere nelle mie 72 azioni, e cioè di fare una sorta di short list a inizio anno di consulenti junior e consulenti senior per l'amministrazione, in modo che si smetti anche di questa abitudine esterofila di andare a prendere i consulenti da fuori, di far lavorare, si inizia a far lavorare anche i nostri giovani. L'abitudine che noi avevamo fino ad oggi è che se un giovane veniva chiamato per partecipare, anzi se un consulente veniva chiamato per partecipare a una gara, veniva chiesto il curriculum, e sul curriculum ci voleva un'esperienza consolidata nel settore della gara a cui lui partecipava. Ma se uno è un giovane laureato e se ha fatto un'esperienza di pochi anni, come fa ad avere un'esperienza consolidata nel campo in cui va a partecipare alla gara? Così viene vietato di fatto la possibilità di partecipare a un giovane laureato, anche bravo, anche bravissimo, che poi quando vanno fuori per il mondo sono i migliori in giro per il mondo, viene vietata la possibilità di lavorare a Napoli. Questa storia la elimineremo, non esiste più, sarà fatta questa shortlist a inizio anno di consulenti senior e consulenti junior in modo che possano lavorare tutti. L'Europa ha stilato un bellissimo documento, Europa 2020, con il quale si pone obiettivi ambiziosi, quello di ridurre la povertà, di aumentare il tasso di istruzione dei cittadini europei, di puntare sulla ricerca, l'innovazione, l'educazione, le nuove tecnologie. Sono tutte materie che in qualche modo si legano ai giovani. Napoli sarà una città europea. Noi dobbiamo porci tre obiettivi. Il primo è quello di saper spendere le risorse che ci vengono date dalla comunità europea e mai più permettere disimpegni. Negli ultimi anni un sacco di risorse non sono state spese e quindi la comunità ha
a disimpegnare. Questa è la prima cosa che non possiamo più permetterci dal momento che città come Barcellona hanno trasformato il territorio. La seconda è quella di iniziare un lavoro straordinario sui ragazzi, sui bambini, a partire dalle scuole. Per la prima volta io istituirò un assessorato dedicato ai bambini, alla scuola e alla famiglia, perché bisogna incominciare a ragionare e a cambiare la mentalità dei bambini, facendoli crescere non più con la rassegnazione che ci portiamo dietro, ma facendoli crescere anche con la voglia di fare impresa, con la voglia di rischiare, non con la ricerca spasmodica del posto fisso, come purtroppo sono abituati a crescere i nostri ragazzi. E il terzo è che noi troppo spesso sentiamo questa storia che Napoli deve guardare al Mediterraneo, che Napoli deve essere il ponte dell'Europa sul Mediterraneo. Napoli deve essere un hub dell'Europa sul Mediterraneo, deve essere un hub di scambi commerciali sul Mediterraneo, quando ci saranno, perché al momento ne vedo pochi. Deve essere un hub di scambi non solo commerciali, ma anche di scambi di cultura, di saperi, di conoscenze, di religioni. Ma Napoli deve soprattutto guardare all'Europa, perché da qui a che si sviluppi il Mediterraneo, noi facciamo bene a dire attenzione, dobbiamo attrarre i giovani di quei territori che poi saranno classi dirigenti di quei territori, dobbiamo cercare di portarci nelle nostre università, ma nel frattempo il nostro riferimento deve essere l'Europa, cioè il nostro punto di riferimento, il nostro confronto deve essere la città europea, non deve essere il Mediterraneo e quindi il Nord Africa.